Mi chiamo Luna, ho 35 anni, sono la mamma di Victoria e di Emily. Victoria è nata con una grave malformazione a livello neurologico e ha subito un importante intervento. E dopo questo intervento c'è stato un post-intervento molto critico. Victoria è seguita da Midast, ci siamo conosciuti all'ospedale Mangiagalli di Milano grazie a una bravissima neonatologa per avere un sostegno nelle cure di Victoria. Ci hanno ospitato per un periodo di 10 giorni nella casa sollievo bimbi di Milano e ci siamo sentiti veramente come in famiglia. Emily è stata seguita fin da subito quando siamo arrivati in casa sollievo bimbi. Ha conosciuto Marta e Anna, che sono stati i suoi punti di riferimento, visto che noi eravamo comunque molto impegnati nel seguire a livello medico Victoria, avevamo bisogno del tempo da soli con Victoria e Vidas ci ha proprio aiutato da questo punto di vista perché l'hanno fatta sentire in famiglia. Quando abbiamo fatto le valigie voleva stare ancora da Vidas, talmente si è trovata bene. L'hanno anche aiutata molto ad esprimere quelli che erano i suoi sentimenti visto il periodo difficile che ha vissuto anche lei, ma anche dal profilo psicologico è comunque ancora aiutata dalla psicologa Anna, che viene periodicamente a casa e abbiamo delle belle conversazioni. Emily e Marta passano quell'oretta insieme da sole nell'intimità, fanno attività ricreative, leggono libri, storie, usano tanta immaginazione e questo aiuta tantissimo Emily a esprimere quello che ha dentro. La vedo rilassata, la vedo contenta, felice, perché è uno spazio solo per lei e questo è molto importante perché Victoria prende tantissimo del nostro tempo e avere del tempo solo per Emily per lei è importante, non solo diciamo del tempo che creiamo noi ma anche creato da altri e quindi ti sente importante quanto Victoria perché Victoria è seguita tantissimo da Vidas. A Emily abbiamo sempre raccontato tutto su Victoria, non abbiamo mai nascosto nulla sin dalla gravidanza. Emily vede Victoria come una bambina forte. Avevamo deciso insieme come famiglia che sia che Victoria avesse vissuto un giorno, un mese, un anno, avremmo fatto tutto il possibile come famiglia per renderla felice. Facciamo vivere tutto a Victoria, qualsiasi esperienza che c'è possibile farle vivere. Victoria è una bambina felice e questa è la cosa più importante per noi. Il resto lo affronteremo sempre insieme e sicuramente sappiamo di non essere da soli.